Anton Francesco Vivarelli Colonna, io non avrei mai detto che lei sarebbe sceso nel lagone politico, non c'erano questi segnali, perché questa scelta? Sinceramente neanche io l'avrei mai creduto, però a un certo punto della vita, quando ci si rende conto per amore, veramente, per senso civico, che tutto quello che si potrebbe fare non viene fatto come noi lo si vorrebbe, a un certo punto della vita bisogna fare una scelta e io ho fatto la scelta di impegnarmi. Vengo dal mondo dell'impresa, ho gestito l'associazione sindacale, sono stato presidente di Grosseto Fiere, sono un uomo pragmatico, non mi è piaciuto come fino ad oggi Grosseto sia stata gestita, sia stata portata avanti. Noi cambieremo, daremo un impulso forte, nuovo, una forza nuova, una Grosseto viva, daremo la passione che è mancata, perché per fare grandi cose bisogna, oltre avere un know-how pragmatico e una consapevolezza, diciamo, tecnica, bisogna metterci il cuore. Ecco, lei ha già in testa queste cose nuove. Me ne faccia qualche esempio, un paio almeno. Allora, innanzitutto le politiche sul lavoro, perché noi abbiamo il 65% dei grossetani che dicono che bisognerebbe fare politiche a favore della creazione del lavoro, quindi riducendo l'impatto fiscale, l'abbiamo già studiato un programma, oggi farò qualche cenno, creando nuove opportunità, sfruttando anche l'agricoltura che ha il 40% del PIL grossetano, creando interazioni, creando reti di impresa, potenziando il commercio nella città storicizzata, ricreando vitalità nelle mura che sono il nostro gioiello. Solo 3 città d'Italia sono come Grosseto capoluogo e hanno delle mura così importanti, quindi io le voglio far veramente vivere tutti i giorni con microeventi continui. Bisogna lottare per la sicurezza, perché la sicurezza a Grosseto è sfuggita di mano e quindi noi ci impegneremo moltissimo anche su questo fronte. Bisogna lottare sull'enfasi e sul potenziamento del turismo, perché noi abbiamo il territorio più bello secondo me d'Italia, ma ancora con grandi potenzialità inespresse.